tutti, ben ritrovati. 12:40 minuti in questo istante, mercoledì 24 febbraio, una nuova puntata di Good Morning Milano. Benvenuti a tutti, grazie mille di essere collegati con noi, sempre qui in diretta su Milano All News. Come sempre, per raccontarvi la nostra città, tutto quello che avviene, le persone anzi che fanno grande la nostra città, i protagonisti della nostra città. Partiamo come sempre, come tutte le puntate, dandovi in diretta però il livello di inquinamento atmosferico in questo momento sulla nostra città. Il PM2.5 che Arianna, il vaso di Wise Air, sta respirando sul nostro terrazzo, ma anche sui balconi e sulle terrazze di altri 100 luoghi milanesi, è di 46 microgrammi per metro cubo, quindi il livello in questo momento medio all'interno della nostra città. Come vedete è quell'arancione rosso salmone, quindi non è gravissimo il dato, però siamo già comunque sopra i livelli. Ricordiamoci sempre che il livello del 25 microgrammi è quello che l'OMS definisce buono, quindi siamo ben oltre quel livello, ma ben sotto i livelli catastrofici delle scorse settimane, dove si sono superati pure i 100-140 microgrammi. Quindi speriamo in bene, speriamo in un bel venticello sulla nostra città che possa pulire l'aria per renderla ancora più respirabile, perché è anche una bella giornata e si può anche magari fare una piccola passeggiata in giro, come sta facendo in questo momento il nostro ospite, che vedo la nostra ospite che vedo collegata con noi, che tra un impegno e l'altro è riuscita a inserirsi, per fortuna siamo ben contenti, nella nostra giornata. Sto parlando di Diana De Marchi, consigliera comunale. Buongiorno Diana. Buongiorno, grazie. Sì, sono in passaggio dalla scuola al consiglio comunale, quindi è il tragitto che vede in giro. Bene, bene, bisogna dire che la nostra città si può benissimo vivere anche semplicemente da una panchina di un parco. Dov'è? In che parco è, consigliera? Sono in Piazza Bolivar, dove è appena stata, credo, terminata, perché vedo oggi quasi finita, una delle nostre piazze tattili con tutte le... i giochi per i bambini, un posto che è diventato bellissimo. Bene, bene. Piazza Bolivar che vedrà una metropolitana prima o poi, anche no? Lì vicino ci sarà la M4, giusto? A proposito delle nostre metropolitane, certo. E proprio da lì allora partiamo. Partiamo allora da lì, perché noi l'abbiamo voluta contattare, perché qualche settimana fa, un po' per provocazione, ma non tanto, nel senso che anzi, forse i giornali l'hanno letta più come una provocazione o una richiesta simbolica, ma poi invece De Marchi, lei ci ricorda che non è solo simboli, non è solo simboli, ma anzi è anche sostanza. Ha fatto una bella proposta, quella di dire, ma insomma, ad esempio, sulla linea Lilla, perché non dare alle fermate della metropolitana inerente a certi luoghi anche dei nomi, soprattutto di donne che hanno fatto grande la nostra città, giusto? Giustissimo, sì, ed è proprio la proposta che in realtà può sembrare provocatoria, ma non lo è, perché si inserisce perfettamente in un percorso che la città sta facendo, la città di Milano. Pensiamo alla toponomastica femminile, avevamo il 3% delle vie nella nostra città intitolate a donne che non fossero sante o regine, ma donne appunto che hanno fatto grande la città nelle loro professioni, con le loro competenze. Quindi lì siamo già migliorati, perché abbiamo iniziato proprio con determinazione a inserire nel regolamento della toponomastica della nostra città le donne, vie intitolate alle donne, quindi le donne presenti nelle vie. Però da lì bisogna lavorare con tutte le proposte possibili, perché dobbiamo proprio cambiare culturalmente l'approccio alla storia del passato per costruire una storia del presente e del futuro che veda protagoniste anche le donne. Per troppi anni sono state ignorate, dimenticate, nascoste. Ecco, cosa significherebbe infatti, De Marchi? Nel senso che appunto ha usato una parola interessante, nascoste. Perché dice, spesso e volentieri la storia è raccontata forse solo al maschile, dimenticandoci però che insomma tante grandi imprese, tante grandi cose sono state fatte anche da molte donne, giusto? Ma certo, perché il mondo e anche la nostra città sono fatti di donne e uomini, anzi le donne sono pure di più, e quindi contribuiscono al progresso, ai cambiamenti sociali, economici, culturali, e lo vediamo in tante testimonianze. Ci sono poi quelle famose, mi viene appunto in mente Maria Gaetana Agnesi, perché anche su di lei abbiamo fatto un percorso interessante con un progetto 2 anni fa, che ha visto questa donna
fine del 1700 è stata la prima a scrivere un manuale di matematica che ancora oggi viene utilizzato. Quindi ci sono proprio testimonianze di azioni di queste donne, di interventi che hanno cambiato completamente il corso della storia e quindi in quel caso dell'apprendimento della matematica. E tra l'altro lei faceva già in quell'epoca discorsi sulla necessità di insegnare a bambini e bambine nello stesso modo e quindi di favorire anche l'educazione delle bambine. Quindi è una storia che ha tanti anni di vita nel cambiamento, ma che non è riconosciuta e non ancora abbastanza. E vediamo poi purtroppo anche nelle discriminazioni che, nonostante le leggi, le conquiste che abbiamo ottenuto, i diritti che adesso ci sono riconosciuti, però quelle discriminazioni continuano ad essere. Allora, a maggior ragione, è importante sapere da dove veniamo, che battaglie sono state vinte, che cosa si è fatto insieme agli uomini per poter andare avanti davvero con uno sguardo di donne e di uomini per cambiare lo sviluppo di questo paese, di questa città. De Marchi, perché secondo lei è un tema però così complicato? Nel senso che sulla carta verrebbe a dire chi è contrario a una cosa del genere, chi non può riconoscere quello che sta dicendo lei, però poi in realtà nella fattispecie quando poi si va a fare sul campo, si propongono progetti, si cerca di fare, non è poi sempre così semplice. Come mai c'è questa difficoltà? Non è così semplice, è vero. In questa... Vediamo che è saltato un attimo il collegamento, vediamo se riesce a tornare. La città è più semplice, ecco, senz'altro, che in altre, perché è davvero l'obiettivo della pari opportunità, dell'inclusione, è proprio concreto nella nostra attività, in tutte le azioni trasversalmente. Però di fatto cosa succede? Nel riconoscimento di donne importanti, pensiamo alle ultime vicende anche al governo, e siccome bisogna lasciare il posto alle donne perché siano presenti, visto che tutto è stato pensato per gli uomini, è difficile trovare uomini che lasciano il loro posto. E quindi questo è un elemento appunto interessante di dibattito, perché a quel punto servono delle regole, servono in qualche modo degli obblighi affinché ci sia un equilibrio. E per arrivare a capire l'importanza di quell'equilibrio sono invece necessarie azioni come queste, appunto raccontare la storia di donne che già hanno fatto percorsi importanti ma che sono state ignorate. E forse così si capisce quanto sia necessario lavorare insieme proprio per dare le risposte a bisogni che sono di uomini e donne. Qualche mese fa oramai abbiamo avuto l'ospite qui da noi in studio, una casa editrice, Cartusia, che ci ha portato qualche bellissimo libro, fa dei libri bellissimi, sono milanesi e, sapendo noi che era Milano News, ci hanno voluto omaggiare di un libro, che è questo libro che sto facendo vedere adesso, che sono storie di donne avventurose che hanno fatto grande Milano. La cosa interessante è che sfogliando i bellissimi disegni e tutto, finendo nell'ultima pagina, leggo... Un giorno Diana De Marchi, dico, ma come? C'è il suo zampino anche qui, quindi. Mi sta dicendo questo, giusto? Sì, mi racconti un po' di questo bellissimo, che non è solo un libro, ma è anche qui qualcosa di ben oltre al libro, al gioco, al simbolo, è qualcosa di molto più importante. Se vuole assolutamente raccontarlo. Sì, grazie, perché questo è uno dei miei sogni, forse il mio sogno più grande che ho visto proprio realizzato, perché noi diciamo sempre che servono elementi che cambino, facciano cambiare la cultura delle persone per capire appunto quanto è importante lavorare insieme donne e uomini, e questo è proprio uno strumento culturale, ma che cos'ha di meraviglioso, oltre a essere bello proprio, perché Cartusia fa solo libri bellissimi, curati nelle immagini, ecco appunto, per esempio qua, racconta 28 biografie di donne che hanno fatto importante la nostra città e di cui ancora oggi in città si possono trovare i luoghi dove hanno vissuto, dove hanno lavorato, quindi anche un percorso, diciamo, turistico e storico della nostra città legato a queste biografie, ma il Comune di Milano lo distribuisce grazie a degli sponsor, è patrocinato dal Comune di Milano e realizzato da Cartusia con i testi di Patrizia Zeglioli, e noi l'abbiamo distribuito in 900 copie gratuite per tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado della nostra città, quindi dalla quarta elementare alla terza media, perché non c'è solo il libro ma c'è anche un gioco che serve proprio a sollecitare le proprie capacità, le proprie competenze, a vedere i sogni di queste donne che ce l'hanno fatta, che hanno realizzato quello che volevano, nonostante anche anni ancora più difficili dei nostri, che comunque sono piuttosto complicati, e ce l'hanno fatta. Allora si passa un testimone proprio di libertà a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, per dire loro: guardate che se avete un sogno, se avete una capacità, se desiderate fare qualcosa e vi sentite capaci e in grado di farlo, non fatevi fermare, realizzate il vostro sogno e il progetto di vita
deve essere libero, voi non avete barriere, ragazze o ragazzi, bambine o bambini, perché ma, le competenze devono liberarsi. Ma De Marchi, per cambiare, De Marchi, le faccio una domanda. La le nostra faccio... città e il nostro mondo. Diana, ti faccio una domanda proprio su questa cosa. Cioè, ancora sì. oggi nel 2021 c'è il rischio che una bambina, che proprio prendiamo, partiamo dalle basi, sì. sia limitata nel suo essere in quanto femmina, in quanto bambina? Assolutamente sì, purtroppo, ma perché abbiamo dei retaggi ancora culturali che sono radicati nonostante i cambiamenti. E posso dirlo, per esempio, riguardo alle materie STEM, di cui adesso molto si parla, le materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Ora, noi già abbiamo un mondo che vede una città e un paese, purtroppo anche il mondo, ma parliamo di noi, anche se Milano è diversa, perché qui c'è molta più attività produttiva, e quindi però il nostro paese vede un tasso di occupazione delle donne nel mondo professionale e lavorativo che è al penultimo posto nella graduatoria europea. Quindi davvero troppe poche donne che riescono a conciliare, a condividere la cura e l'attività professionale. Non solo, ma sono ancora pochissime le bambine che vengono indirizzate e orientate anche dalle famiglie, ma non solo, a fare studi di tipo scientifico, matematico, tecnologico. Quindi si autoeliminano in qualche modo da quelle che sono competenze per il mondo del lavoro futuro, già oggi, ma nel futuro indispensabili, e che quindi le escluderanno. Allora, quelle competenze matematiche e scientifiche sono ancora considerate più competenze maschili, e quindi e questo è assolutamente senza senso, perché tutte le ricerche scientifiche e tutte le donne che hanno invece già raggiunto alti livelli con queste competenze dimostrano che non è così, e se fosse necessario dimostrarlo, però l'orientamento è ancora questo, e infatti vediamo pochissime iscritte poi negli studi anche universitari, ma anche prima, anche nelle, a scuola, quando devi scegliere queste materie. È importantissimo, perché se no già facciamo fatica a lavorare, se non abbiamo quelle competenze saremo tagliate fuori completamente. Allora bisogna proprio cambiare la mentalità, e appunto così come i maschi possono benissimo scegliere studi di tipo umanistico, cioè sono gabbie che veramente fanno male a uomini e donne e a ragazzi e ragazze, per quello che è tanto importante lavorare costantemente su questi temi. Ecco, su questo tema invito chi ci segue a seguire ad esempio un bellissimo gruppo che esiste di ragazze, delle scienziate, si fanno chiamare, della Bicocca, esatto. Sono tantissime, noi abbiamo ad esempio la nostra Arianna Brescia che studia fisica, che è una delle poche ragazze del corso, e fanno delle bellissime anche giornate di orientamento fatto apposta per le ragazze, per far vedere che quello è un mondo che può andare benissimo, e anzi molto divertente anche appunto per le ragazze, che possono fare dare tanto e contribuire tanto alla scienza. Quindi questo veramente è un messaggio importante, De Marchi. Io la ringrazio tantissimo veramente per quello che stiamo dicendo oggi, perché le dico la verità, che qua a Milano News sembra quasi fantascienza pensare che una ragazza non possa fare quello che fa un ragazzo, basterebbe guardare tutte le ragazze che abbiamo in redazione, però mi sta dicendo che insomma, ahimè, il mondo fuori è un po' diverso, e quindi ben venga che si facciano iniziative per dare spazio, visibilità, e far capire che insomma le pari opportunità non devono essere solo sulla carta, ma devono esistere realmente. Come, e quindi l'ultima domanda è questa: quanto quindi è importante, ad esempio, lei è proprio presidente della commissione pari opportunità del Comune di Milano, quanto è importante anche a livello locale creare queste commissioni, parlare di pari opportunità diciamo a tutti i livelli? È importantissimo, proprio perché appunto così cambiamo quella cultura, e dobbiamo essere capaci intanto di non sentirci demoralizzati quando vediamo che accadono comunque ancora cose che, come dicevi prima, pensiamo incredibili, appunto ragazze che scelgono ancora materie o percorsi professionali che non sono quelli che loro desiderano. Quindi è vero che succede ancora, è vero che non dobbiamo perdere però la voglia di farlo, e soprattutto il fatto di partire dalle istituzioni, dando anche proprio degli esempi virtuosi all'interno delle istituzioni, facilita anche poi il cambiamento fuori dall'istituzione, perché è proprio una rete che si deve consolidare tra chi lavora dentro l'istituzione e chi da fuori porta proposte, progetti, percorsi, che devono essere appunto tutti con questo obiettivo, ma valorizzati, e li possiamo valorizzare insieme se abbiamo questa
questa strada da seguire che vogliamo appunto percorrere uniti con uomini e donne dentro e fuori le istituzioni. Noi stiamo adesso facendo un lavoro importante che è quello del bilancio di genere, e quello per esempio sarà davvero un'azione fondamentale perché tutti gli interventi amministrativi abbiano un monitoraggio ex ante e post per capire, quindi prima dell'azione, per capire quale ricaduta ha sugli uomini e donne e anche dopo. Ma abbiamo già introdotto il linguaggio di genere, e anche lì con tanta difficoltà, perché molti appunto pensano che sia o inutile o addirittura negativo. A chi lo dice? A noi giornalisti lo sta dicendo, che so che ci sono tante, insomma noi già siamo un po'... Facciamo fatica, no. È vero, ha ragione. Tutti fanno fatica perché stiamo cambiando la lingua, la stiamo adattando però a un cambiamento che nella società c'è già, perché ci sono già le assessore, ci sono già le sindache, ci sono già le consigliere. Io sono arrivata in consiglio comunale, mi hanno dato un timbro, eppure il nostro comune appunto è molto avanti su questi temi, però il timbro era il consigliere del comune di Milano. Ho detto scusate, ma non sono io, cioè io non mi ci ritrovo perché faccio la consigliera, e sicuramente il modo in cui io faccio la consigliera è diverso ma complementare al modo in cui lo fa un consigliere, quindi va riconosciuto anche nel nome e il ruolo delle persone, giusto, perché dietro a quello non solo c'è la storia delle donne che hanno raggiunto questi ruoli che spesso erano invece vietati prima, ma anche il modo in cui lo fanno, che deve essere un modo che appunto si allea a quello degli uomini, proprio per garantire una risposta che sia per tutti e per tutte. E allora, fondamentale. Io adesso qua oggi devo chiudere perché siamo arrivati già alla fine del nostro collegamento, ma la rinvito a venire, spero qua in studio, perché mi piacerebbe finalmente ritornare ad avere anche gli ospiti prima o poi in studio, a parlare soprattutto di questo tema, ma a fare allora questo bilancio di genere, capire un po' come siamo messi, qual è il bilancio in questo momento su questa questione. Quindi io la rinvito davvero a tornare qui presto. Grazie tantissimo e grazie per questa occasione, perché appunto fa parte di quelle iniziative che parlano di temi che ci permetteranno di raggiungere quelle pari opportunità per le quali lavoriamo. E questo è il nostro compito, parlare di quello che rende Milano Milano, semplicemente. Esatto. Grazie mille davvero a Diana De Marchi, grazie mille, grazie. Buon lavoro. A presto, grazie. Noi continuiamo, andiamo avanti, perché arrivano invece le foche parlanti, lo sapete, tutte le puntate con noi in nostra compagnia, grazie alle loro incursioni poetiche, raccontarci qualcosa di completamente nuovo, bello, e ma lo vedrete, perché oggi è il momento di Alice Bertolasi, vi assicuro, alzate il volume delle vostre casse e ascoltate la voce di Alice. Sembra che tu possa ascoltarmi ora che tu sentirai il mio nome, io prenderò la tua mano sola, io prenderò la tua voce in gola e danzerà come un cielo di sole, danzerai come l'erba al vento rimane, il tuo respiro, che io porto nel cuore. Grazie mille Alice Bertolasi, grazie mille alle foche parlanti. Allora, se fino adesso stavamo parlando appunto di uomini, donne, anzi di donne, adesso dovremmo parlare anche di uomini, e se è vero che Cremonini diceva che gli uomini e le donne sono uguali, io vi sfido in questa dichiarazione con il prossimo collegamento, da una parte Albi Oxa, dall'altra Lisa Caradia, e giudicate voi da casa. Buongiorno ragazze! Adesso dovrò chiedere come mettere, li hai mutati, riapriamoli, grazie mille, eccoli qua. Potremmo aprire i sondaggi come su Instagram. Ok, allora, i cuori per Lisa e la faccina arrabbiata per Albi, così giusto per non essere di parte, va bene? Io sono quello pacifico, di Milano Integra. Buongiorno a tutti. Vedi, questo esempio è uno stereotipo. L'idea che potremmo avere che Lisa è invece quella buona, carina e tranquilla, e Albi invece il brutto e cattivo, e invece scopriamo che Lisa è la vendicativa,
No, vendicativa no, io sono più una che fa avanzare le truppe, sei il modello chihuahua che ti morde, cioè, le candie. Almeno al modello Amazzone, magari, più che chihuahua, visto, va bene. Dai, parliamo invece di Milano Inter, che è molto più interessante e intelligente delle stupidate che sto dicendo io. Bentornati tutti e due, sono contento finalmente di rivedervi entrambi. Come sta andando? Allora, ricordiamo un po' cos'è Milano Integra e come sta andando. Allora, grazie intanto Fabio sempre per questo spazio che ci offri. Noi siamo molto indaffarati in questo periodo, allo stesso tempo molto soddisfatti perché il nostro, come dire, la nostra visione, quindi, di Milano Integra, oltre a noi, adesso ci sono altre persone, sono persone quindi che ci stanno contattando per partecipare alle iniziative che stiamo insomma lanciando, ma anche poi per effettivamente chiedere quindi informazioni sulla vita a Milano, perché sono interessate quindi ad avvicinarsi alla nostra meravigliosa città. Quindi ce la stiamo passando, direi, bene, è un periodo impegnativo, ma siamo soddisfatti. Per chi ancora non ci conoscesse, io sono il presidente e il fondatore di Milano Integra, al Bioxa, sopra o accanto di me c'è Lisa Chiaradia. Sotto, lei, cioè, potevi dirle sotto. Tutte... Lei è la cofondatrice, insieme abbiamo fondato Milano Integra, quindi è un'organizzazione no profit che ha l'obiettivo di intervenire a favore dell'integrazione dei nuovi cittadini che arrivano a Milano, quindi tutti coloro che provengono da altre regioni e scelgono Milano per motivi di lavoro, di studio oppure altri motivi personali. Che voi arriviate dal fantomatico Molise o dal vicino Piemonte, Milano Integra è qua ad aiutarvi. Tanto esatto. Più che Milano è piena di molisani, sai? Se uno va in Molise e si chiede dove siano i molisani, sono a Milano. Vero, abbiamo scoperto questa cosa, è vero, Lisa? E allora, so che state facendo delle attività anche però molto interessanti su cosa loro che arrivano a Milano cercano nella nostra città, giusto? Esattamente, abbiamo lanciato questa iniziativa che si chiama Raccontami, quindi insomma abbiamo preso poi la Mi di Milano perché ci sembrava molto semplice e diretta, come del resto lo è il nostro nome, Milano Integra, quindi per chi si chiedesse ancora cosa facciamo, integriamo le persone che arrivano a Milano. Quindi abbiamo lanciato Raccontami, questa campagna che chiaramente ha l'obiettivo di creare uno spazio di ascolto prima di tutto e poi di condivisione, quindi ci sono delle videotestimonianze, è strutturato in forma di videotestimonianze, di persone reali con racconti e storie reali di che si raccontano, che dicono qual è stata la loro prima impressione su Milano, perché hanno scelto Milano, insomma, hanno deciso di partecipare perché sentono anche loro questa necessità di condividere, no, queste storie. E chiaramente l'integrazione, come la vuol fare Milano Integra, ripeto, va oltre ad Albi Ox, Lisa Chiaradia, i collaboratori, insomma, che sono accanto a noi, ma crediamo che il miglior modo per raccontare l'integrazione sia farlo raccontare alle persone che la vivono, no? Quindi oggi abbiamo l'ospite di oggi, si chiama Marco, è un ragazzo pugliese, lui fa il contabile in una società, in uno studio di commercialisti, insomma ha un racconto molto, molto interessante ed è tra l'altro quello più bravo secondo me perché ha mandato un video che io trovo davvero troppo troppo energico, quindi... Allora, Lisa, lancia il video tu, fai come se fossi una disc jockey. Sì, allora, in contrapposizione alla pordenonese dell'altra volta, ascoltiamo invece dalla Puglia questa volta Marco. Ciao Milano Integra, io sono Marco, vengo da San Ferdinando di Puglia, ho 27 anni. Mi sono trasferito qui a Milano nel 2018 per cercare una nuova opportunità di lavoro, cosa che sono riuscito a fare. Come me penso anche tantissime altre persone. Io adoro Milano perché oltre come città ti offre svago e nuove opportunità di crescita anche a livello personale. Anche se ora non è il momento adatto, per Milano ha talmente così tante potenzialità che torneremo come prima, quindi ragazzi ci vediamo a Milano. Grazie mille a Marco, insomma appunto questo è Raccontami, no? Quindi come funziona? Chiunque può mandarvi un messaggio? Lisa? A te la parola. Sì, sì. Stavo cercando di capire se voleva rispondere Albi, che oggi lo vedo sul pezzo. Sì, chiunque può
o scriverci e raccontare la propria storia. Come vedete sono delle videopillole, quindi si sta in 1-2 minuti e si cerca un po' di, insomma, di mandare una videotestimonianza sul fatto che uno, si è sopravvissuti all'arrivo a Milano e all'insediamento a Milano, due, che a valle di 2-3 anni o di più o di meno in questa città si ha anche una storia da raccontare, delle cose che si sono imparate, dei benefici che si sono tratti da questa città. Ma, e questo lo personalmente lancio io, questa, come dire, questa sfumatura dell'iniziativa, va bene anche se volete portare a galla delle criticità, che vuol dire, ma poi se ci contattate concordiamo insieme, insomma, come raccontarle, non un modo per dire la solita, no, Milano grigia, Milano nebbia, Milano sono tutti soli, Milano brutta, Milano, insomma, un po' tutte le critiche che chi non conosce Milano muove, ma anche se uno avesse delle criticità, delle sfide che ha affrontato, volentieri, quindi raccontami, non è un modo per dire sempre quanto è tutto bello, quanto è tutto dorato, ma anche nelle difficoltà che cosa le persone ne hanno tratto, ecco. Quindi questo mi sento di dire, sia sui nostri canali social sia sul sito, brava, trovate le informazioni per scriverci. Infatti volevo ricordare le coordinate per contattare Milano Integra. Allora, le coordinate sono il nostro sito ufficiale, quindi milanointegra.org, poi la pagina Facebook, Instagram, dove siamo particolarmente attivi, altrimenti ci potete contattare, trovate sempre questo sul sito, i riferimenti, quindi via mail associazione@milanointegra.org, altrimenti se volete entrare in una chat diretta, quindi in un modo molto più semplice e accessibile, scaricate Valori App, okay, vi registrate e trovate Milano Integra nella sezione Future dell'applicazione e sarà semplicissimo, basterà premere chatta e in quel momento potrete, insomma, chattare, scriverci, chiederci le informazioni, farci complimenti o, insomma, evidenziare poi anche eventuali... Posso scrivervi in ogni momento? Aspetti, migliorativi. Con Valori App posso scrivervi in ogni momento? Possono scrivere in ogni momento, esattamente, c'è anche sempre di notte, qualcuno... se non dormo, se soffro di insonnia, scaricate Valori App e scrivete che Albi Oxa vi risponde. Alle 3 di notte Albi vi risponde. Che Albi vi risponde, va bene. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, davvero, sempre simpaticissimi, grazie per quello che fate sia per Milano che per Milano News, speriamo appunto di risentirci prestissimo, comunque noi mercoledì siamo ancora qua a raccontare Milano Integra e magari un altro raccontami, giusto? Esattamente, sì, esattamente. Grazie a te, Fabio. Speriamo di rivederci anche in studio molto presto e continueremo con altre storie di raccontami. Bene, grazie mille davvero e buona giornata ad Albi Oxa, Elisa Caradia di Milano Integra. Grazie mille davvero, a presto. Ciao Fabio, grazie. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito da casa. 13.08 di oggi, mercoledì 24 febbraio, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi ringrazio tantissimo per averci seguito, per averci condiviso, per aver commentato. Scriveteci, noi siamo sempre qua per raccontarvi Milano, la città metropolitana e tutto ciò che fa grande la nostra città. Grazie mille, arrivederci, a presto.